Afghanistan, 100 profughi accolti nelle province liguri ieri sera l'arrivo delle prime due famiglie alla Spezia. Un nuovo ricoverato al Sant'Andrea, 539 i positivi al Covid nello Spezzino, ma cala il numero dei ricoverati in Liguria. Le idee si incontrano al Festival della Mente, venerdì a Sarzana l'inaugurazione della 18ª edizione. Il premio Perioli a Bergomi nel ricordo dello scudetto del 44, ieri la consegna ad Arcola. Spezia, 8 acquisti nell'ultima giornata di mercato, una rosa giovane internazionale, il monte ingaggi supera i 25 milioni. Buonasera e ben ritrovati a una nuova edizione del TLS Giornale. Lo avete sentito dai titoli, parliamo di Afghanistan perché sono 100 i primi profughi ad essere stati accolti nelle quattro province liguri. Nella tarda serata di ieri sono arrivati anche alla Spezia i primi due nuclei familiari con bambini che hanno già trovato ospitalità. Vediamo il servizio. Un centinaio dei 206 profughi afghani accolti dalla Croce Rossa la scorsa settimana nella base di soggiorno militare dell'esercito a Sanremo sono stati ridistribuiti nelle ultime ore nelle quattro province liguri. 17 alla Spezia, 45 a Genova, 21 a Savona e 7 a Imperia. Un'altra decina di persone sarà smistata entro oggi tra Genova e Imperia. I profughi vengono infatti ripartiti in strutture di accoglienza diffuse nel territorio regionale tenendo uniti i nuclei familiari non appena si conclude il periodo di quarantena Covid. Le prime due famiglie di profughi afghani con bambini sono arrivati nella provincia spezzina proprio nella tarda serata di ieri e hanno trovato ospitalità in due appartamenti. Le famiglie saranno seguite dalle cooperative che già gestiscono i centri per migranti in convenzione con la prefettura e hanno già avuto una prima assistenza. Si tratta di richiedenti protezione internazionale, la cui riservatezza deve essere tutelata anche in ragione delle loro storie personali, per i quali il prefetto Maria Luisa Inversini ha già preso intese affinché i documenti relativi al soggiorno siano rilasciati nel più breve tempo possibile. Sono già state avviate le procedure con ASL 5 per consentire a chi ne faccia richiesta di essere sottoposto alla vaccinazione contro il Covid. Nei prossimi giorni è previsto l'arrivo di un analogo gruppo di famiglie con minori per i quali la prefettura ha già individuato le strutture dove accoglierli. Allo stato non si hanno conferme di ulteriori arrivi nel territorio spezzino, ma in ogni caso la macchina dell'accoglienza è pronta grazie alla rete di solidarietà attivata dai comuni, dal terzo settore e dai privati. Ieri il prefetto ha infatti ricevuto una delegazione del neo costituito Comitato SOS Afghanistan. Scopo dell'incontro era quello di promuovere una serie di iniziative per dare supporto sia di tipo materiale sia finalizzato all'integrazione alle famiglie e alle donne in particolare. E come di consueto veniamo ora ai numeri della pandemia in provincia e nella nostra regione. In Liguria sono 137 i nuovi positivi al Covid a fronte di 4.029 tamponi molecolari e 4.334 test antigenici effettuati nelle ultime 24 ore. Di questi i casi registrati alla Spezia sono 32 per un totale di 539 positivi in tutta la provincia. Gli ospedalizzati che si trovano tutti nell'ospedale Sant'Andrea della Spezia sono 6, un ricovero in più rispetto alla giornata di ieri, ma nessuno si trova ricoverato nel reparto di terapia intensiva. Le sorveglianze attive sono invece 318. In totale in Liguria invece sono 84 gli ospedalizzati, di cui 9 in terapia intensiva, 3 ricoveri in meno rispetto al giorno precedente. Le sorveglianze attive sono 1597. Si aggiunge purtroppo una vittima alla scheda decessi, si tratta di una donna di 80 anni deceduta ieri all'ospedale di Sanremo. In totale le persone decedute dall'inizio della pandemia in Liguria sono 4.386. E intanto prosegue la campagna vaccinale, in Liguria è stato somministrato l'89% dei vaccini consegnati. E proprio a proposito di vaccinazioni interviene il presidente di Regione Liguria, Giovanni Toti, che dice: dall'inizio della campagna vaccinale oggi in Liguria abbiamo superato 2 milioni di vaccinazioni. Inoltre
ha detto, aumentano le prenotazioni dei giovani. In una settimana hanno prenotato la vaccinazione 4.340 ragazzi dai 12 ai 24 anni, numeri che ci fanno ben sperare soprattutto per l'inizio della scuola, ha commentato. E sempre più persone, ha aggiunto il presidente, stanno completando in Liguria il ciclo vaccinale, visto che la percentuale di chi ha già fatto anche la seconda dose è del 66,42%. Ci avviamo al 70% di persone completamente vaccinate, ha concluso. E cambiamo argomento, proseguiamo ora con la cronaca. Furto su un'imbarcazione al Mirabello. La polizia ferma e denuncia i due autori. È accaduto poco dopo la mezzanotte di ieri e a seguito della segnalazione di un addetto alla vigilanza privata del porto turistico, una volante si è subito attivata e ha avuto modo di notare due persone che si muovevano attorno a un'imbarcazione con fare sospetto. I due, 33 e 23 anni, sono stati rintracciati nei pressi del ponte Revel. Immediatamente fermati, uno dei due, il più giovane, ha palesato da subito un tono di sfida e ha iniziato a minacciare gli agenti, colpendo più volte l'autovettura di servizio. I due individui sono stati trovati in possesso di uno zainetto contenente vari capi di abbigliamento, due casse altoparlanti, un paio di ciabatte e un paio di scarpe professionali da vela. Accompagnati negli uffici della questura per gli accertamenti previsti, poco dopo, proprio in questura, è sopraggiunto anche il comandante di un'imbarcazione per sporgere denuncia, il quale ha riconosciuto gli oggetti contenuti all'interno dello zainetto che gli sono stati quindi restituiti. I due sono stati denunciati all'autorità giudiziaria per il reato di ricettazione e il 23enne segnalato anche per resistenza a pubblico ufficiale e sanzionato per ubriachezza molesta. Una squadra dei vigili del fuoco della Spezia è intervenuta questa mattina in via Crispi all'altezza di via Picco su segnalazione di alcuni passanti che avevano notato dei pezzi di intonaco sul marciapiede. Con l'ausilio dell'autoscala i vigili del fuoco hanno effettuato una verifica su tutta la facciata del palazzo rimuovendo le porzioni di intonaco più precarie così da eliminare il pericolo imminente. La polizia municipale ha interrotto il traffico stradale nel tratto di via Crispi tra via Re di Puglia e via Picco e l'operazione è durata all'incirca un'ora. E proseguiamo con la cronaca. Anche nella giornata di ieri sono proseguiti i controlli del territorio della Polizia di Stato della Questura Spezzina. Nell'ambito dei servizi di vigilanza che dal centro città sono stati estesi al quartiere Umbertino verso le 18.30 sono stati controllati in Piazza Verdi circa 12 ragazzi italiani, molti dei quali minori, che sono stati identificati e responsabilizzati a mantenere un comportamento più consono considerati alcuni atteggiamenti molesti registrati poco prima verso i passanti. E nel primo pomeriggio la squadra mobile ha anche tratto in arresto uno spezzino di 57 anni eseguendo un ordine di carcerazione della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Genova che a seguito dell'unificazione di pene concorrenti lo ha condannato alla pena di 7 anni, un mese e 15 giorni. Giampaolo Orditura è il nuovo dirigente della divisione Polizia Anticrimine della Questura della Spezia. Partenopeo, classe 1972, laureato in giurisprudenza, il primo dirigente Orditura ha ricoperto incarichi in diverse sedi. Numerosi i servizi svolti su tutto il territorio nazionale in occasione di scenari di ordine pubblico complessi, dal G9 dell'Aquila del 2009 appunto, all'Expo di Milano del 2015 al G7 di Taormina. Il primo dirigente subentra all'incarico a Marina Listante, nominata invece vicario della Questura di Pavia. Cambiamo argomento. La Confederazione Italiana Agricoltori affronta il problema dei cinghiali. Nell'ultima annata, si legge nella nota, a fronte di 26.000 cinghiali abbattibili, si è raggiunta a fatica l'obiettivo del 50%. Con una popolazione stimata superiore ai 30.000 capi, tenendo conto della capacità riproduttiva della specie, significa che la popolazione degli ungulati in Liguria sarà sicuramente più vicina ai 40.000 esemplari. Numeri improponibili e insostenibili per l'agricoltura e per le aree interne. È l'allarme di Aldo Alberto, presidente di CIA Liguria, che dice non si parla ormai di rinaturalizzazione, ma di allevamento monospecie. A breve
ha detto: presenteremo una serie di nuove proposte specifiche, questa annata deve segnare un cambio di passo, ne va della sopravvivenza di un intero settore e del nostro territorio, ha concluso. Prorogata fino al 3 ottobre la pesca del gambero rosso e viola. Il deputato Lorenzo Viviani, capogruppo della Lega in Commissione Agricoltura della Camera e capo Dipartimento Pesca del partito, esprime soddisfazione per questo ulteriore risultato raggiunto. Ora l'obiettivo, ha detto, è quello di estendere la proroga tutto il 2021 per chiudere la stagione in corso e programmare quella del 2022. Ci spostiamo a Sarzana, dove sta per avere inizio un nuovo ciclo per la raccolta dei rifiuti. Tante le novità previste, ce ne parla Jacopo Cidale. Non più il servizio porta a porta, ma un nuovo sistema di smaltimento dei rifiuti basato sull'utilizzo di isole zonali accessibili con card personale. È una delle novità principali nel nuovo sistema di raccolta dei rifiuti della città di Sarzana, che di fatto subirà una profonda trasformazione all'insegna del miglioramento del servizio. Saranno 3 le isole zonali dedicate al centro storico, con 10 contenitori ciascuna, in cui i cittadini potranno conferire i rifiuti in ogni momento del giorno e della notte. Anche nei quartieri arriveranno le isole zonali, che vedranno l'avvio del servizio di raccolta su 9 postazioni di contenitori ciascuna, delle quali per 5 frazioni merceologiche. È prevista inoltre la collocazione di un'eco-isola nella frazione di Falcinello, in sostituzione degli attuali contenitori. Il nuovo servizio comincerà a partire dal 18 di ottobre e vedrà un periodo di sovrapposizione dal 18 al 31 ottobre, quando i 2 sistemi di raccolta funzioneranno contemporaneamente. Dal 1 novembre il porta a porta nel centro storico e nella frazione di Falcinello cesserà totalmente. Si è svolto questo pomeriggio un incontro tra la Regione Liguria, FPCGL, Fisascat, CISL, Will Trasporto e Fials La Spezia sul futuro delle OS spezzine che non hanno superato la recente prova pubblica. I sindacati si sono battuti per l'apertura di un tavolo sulla vertenza OS e sulla proroga del servizio fino alla fine dell'anno per le lavoratrici e i lavoratori coinvolti. Il presidente di Regione Liguria, Giovanni Toti, preso atto della posizione dei sindacati, ha preso ufficialmente un impegno grazie al quale procederà con un confronto serrato con le OS per trovare presto e bene soluzioni occupazionali per coloro i quali resteranno senza un impiego. Sul tavolo, per il quale il sindacato attende una convocazione a breve, ci saranno gli impegni presi dalla regione e la grande professionalità acquisita dalle lavoratrici e dai lavoratori coinvolti durante il loro lungo percorso lavorativo in appalto pubblico. FPCGL, Fisascat, CISL, Will Trasporti e Fials hanno ribadito al presidente che le persone non sono cose, vanno rispettate con gli impegni e con il lavoro. Questo deve essere chiaro all'ente pubblico, hanno concluso. E torniamo a Sarzana, perché a partire da venerdì 3 settembre fino a domenica 5 torna il Festival della Mente, giunto alla sua 18ª edizione. 22 incontri dal vivo, trasmessi anche in streaming. Vediamo il servizio di Sergio Diofili. Dopodomani, venerdì 3 settembre alle 17 in piazza Matteotti a Sarzana, si inaugura la 18ª edizione del Festival della Mente, promosso dalla Fondazione Carispezzi e dal Comune. Tema dell'edizione 2021 è la parola origine, un fil rouge che unirà tutti gli interventi dei relatori. Apre la conferenza Luca Serianni con Dante, la creazione dell'italiano letterario, che illustrerà come la Divina Commedia abbia costituito il fondamento e l'origine della lingua nella nostra letteratura. Storie di vita alle 18.30 al canale Lunense, la fotografa palermitana di fama internazionale Letizia Battaglia sarà in collegamento video per ripercorrere con il giornalista Michele Smargiassi sul palco del festival 60 anni di storia, arte, cultura e politica italiana. Alle 20 l'esperto del pensiero antico, autore di romanzi, racconti, reportage e saggi Matteo Nucci sale sul palco della Fortezza Firmafede, origine della sapienza, l'enigma, il titolo della conferenza. Alle 21.15 al canale Lunense in scena lo spettacolo del drammaturgo e romanziere Davide Enia, Maggio 43, accompagnato dal musicista Giulio Barocchieri.
Tra gli ospiti più attesi dal pubblico, chiude la prima giornata del festival lo storico Alessandro Barbero con la prima delle tre conferenze in programma in Piazza Matteotti alle 22.45, le origini delle guerre civili, la guerra civile inglese. Questo il programma della prima giornata che coincide con la fine di Parallelamente, la rassegna off del Festival della Mente, dedicata al lavoro degli artisti e delle artiste del territorio, che si svolge nel centro storico di Sarzana. Gli eventi sono visibili anche in streaming, gratuitamente nei tre giorni della manifestazione. Inoltre per i bambini e i ragazzi, sabato 4 e domenica 5, sono in programma 11 appuntamenti dedicati alla creatività e alla nascita delle idee. Il programma degli incontri è disponibile sul sito web. Tornano al festival anche i giovani volontari ad accogliere relatori e pubblico, studenti delle scuole superiori del territorio e universitari che animeranno la manifestazione con il loro entusiasmo e la loro indispensabile energia. La prevendita è disponibile sul sito del festival e a Sarzana presso la biglietteria del Teatro degli Impavidi. Dal Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano, in occasione della Giornata Mondiale del Creato, arriva la notizia dell'avvio della scuola sulla Laudato Si presso il centro omonimo inaugurato lo scorso 4 luglio. Siamo tutti invitati a uno sguardo contemplativo nei confronti della natura, spiega Giuseppe Piacentini, comandante dei Carabinieri Forestali nel Parco Nazionale, che la Chiesa preferisce chiamare creato, che però si deve tradurre anche in un comportamento pratico, in un cambiamento degli stili di vita nel senso della cura. In occasione delle celebrazioni per il 700° anno dalla morte del sommo poeta, la delegazione FAI La Spezia e il gruppo Giovani FAI, in collaborazione con l'Archivio di Stato, sono orgogliosi di presentare l'esposizione di documenti di eccezionale importanza storica e culturale, ossia la cosiddetta Pace di Dante. Le visite si svolgeranno sabato 4 settembre con orario continuato dalle 10.30 alle 18, l'ultimo turno avrà inizio alle 17.45 presso la sede dell'Archivio di Stato della Spezia. Guide per l'occasione il personale specializzato dell'Archivio di Stato. Ovviamente è obbligatoria la prenotazione e per farlo basta mandare una mail alla spezia@delegazionefai.fondoambiente.it. Aperte le iscrizioni per due corsi di formazione professionalizzante organizzate da Confcommercio, corso laminazione ciglia e corso ricostruzione unghie. Le lezioni di entrambi i corsi formativi sono tenuti dalla docente qualificata Elisa Federzoni. E ora una comunicazione di servizio: a partire da oggi i poli del sistema bibliotecario urbano riprendono l'orario invernale con qualche novità di rilievo. La biblioteca Beghi, unitamente all'Istituto Spezzino per la storia della Resistenza, mantiene invariati i suoi orari con le aperture domenicali effettuate dal 1 luglio scorso. Da lunedì a domenica, quindi, orario continuato dalle 8.15 alle 19. Ricordiamo che i posti a sedere sono 51. La biblioteca Mazzini, oltre a riprendere le consuete aperture pomeridiane del sabato, amplia il suo orario da lunedì a venerdì dalle 8.15 alle 19, orario continuato, il sabato al mattino dalle 8.15 alle 12 e il pomeriggio dalle 14 alle 18. Il premio Perioli a Bergomi nel ricordo dello scudetto del 1944. Il premio è stato consegnato ieri sera ad Arcola. L'iniziativa è realizzata con il contributo di Fondazione Carispezia nell'ambito di Bando Aperto 2021. Il servizio di Daniele Rabuazzo. Premio Perioli consegnato ieri sera ad Arcola da parte dell'amministrazione comunale e di Fondazione Carispezia a Beppe Bergomi, ex giocatore e bandiera inamovibile dell'Inter. Oggi purtroppo le bandiere non esistono più per colpa del vile denaro. Nonché campione del mondo in quella che fu la spedizione iberica dell'Italia, che nel 1982 aveva tutti i pronostici contro e che invece riuscì a conquistare la Coppa del Mondo battendo Argentina e Brasile. E lo zio fu proprio uno dei principali artefici di quella vittoriosa scalata. Premio Perioli in ricordo del presidente dello scudetto del 44 dello Spezia Calcio, imprenditore proprio di Arcola, che però non poté assistere al successo perché deportato nei campi di sterminio. Durante la serata, incalzato dalle domande del giornalista Armando Napoletano e di Gianluca Tinfena, Bergomi ha spaziato all'interno di tutta la sua vita calcistica, arrivando ai giorni nostri commentatore di Sky.
Il passato, come quello epico del 44 per Bergomi, assume una grossa importanza. Per me quello che è il passato a me affascina sempre. Quindi sentire raccontare determinate storie, insomma, di queste imprese che hanno fatto vincito nel 44 sono... per me è bello. Essendo in terra arcolana, poi, inevitabile la domanda sull'inizio di stagione dello Spezia. Io ho visto per bene la partita contro il Cagliari e mi ha impressionato, perché è una squadra propositiva dove porta sempre 5-6 giocatori ad attaccare l'area avversaria, cerca sempre di giocare a calcio, ha coraggio. Poi questo non so se basterà per la salvezza, perché ci vogliono anche tante altre componenti quando le partite si sporcano, quando diventano difficili, è lì che devi saper reggere e portare a casa una salvezza. Però la prima partita mi è piaciuta, con la Lazio è una partita un po' particolare, la lasciamo perdere, però si intravede qualcosa del lavoro di Thiago Motta. Presenta la cerimonia e visibilmente emozionata la nipote di Perioli. Per la mia famiglia era stato un evento dolorosissimo e quindi questo riconoscimento al valore di mio nonno per me è molto importante. Per l'amministrazione comunale di Arcola, eventi di questo tipo sono importanti per la ripartenza. Per il valore, per la vita, per l'etica nello sport, nell'arte dello sport. E sempre per l'amministrazione comunale, questi eventi culturali hanno anche un valore di promozione del territorio. Per poter valorizzare anche dal punto di vista culturale e sportivo il nostro territorio con una personalità davvero importante come quella di Giuseppe Bergomi. Al termine della premiazione è andata in scena la rappresentazione teatrale di Gianfelice Facchetti, che racconta l'epopea del 44, lo scudetto dello Spezia, targato Vigili del Fuoco e targato Perioli. Delitti all'ombra dell'ultimo sole e La lista di Adele sono i romanzi che verranno presentati domani, giovedì 2 settembre alle 18.30 a Levanto, nel quinto appuntamento di Levanto Readings. Per partecipare sarà obbligatorio prenotarsi ed essere muniti di Green Pass. Prende il via domani la 45esima edizione del Giro della Lunigiana. Si chiude domenica con la tappa Massa Luni. Il servizio è di Jacopo Cidale. Con la prima tappa Fiumaretta-La Spezia di 89 km si alza il sipario sulla 45esima edizione del Giro della Lunigiana, in programma da domani fino al 5 settembre. A partecipare a quella che è forse la più importante corsa a tappe della categoria juniores saranno 25 squadre, 9 le nazionali presenti, tra cui l'Italia, ma anche Colombia e Francia. Dopo la Fiumaretta-La Spezia, la seconda tappa sarà divisa in due. Al mattino l'Erice Marinella di 55 km e al pomeriggio Amelia Foss di Novo di 53 km. Terza tappa Fivizzano-Fivizzano di 104 km. E infine il 5 settembre Massa Luni 106 km. Novità assoluta la tappa di Fivizzano. Il sindaco Gianluigi Giannetti ha voluto esprimere la sua soddisfazione per aver riportato il giro nella Lunigiana storica, con la tappa regina di sabato 4 settembre. E proseguiamo con lo sport parlando dello Spezia. Si è chiuso nella serata di ieri il calcio mercato. Per lo Spezia sono stati 8 gli acquisti nell'ultima giornata. Aquile che rinforzano i reparti e riabbracciano Agudelo. La sintesi nel servizio di Sergio Diofili. Chiuso un calciomercato in casa Spezia, giocato sulla grande anomalia di due fattori fondamentali. Il primo determinato dall'inaspettato addio di Vincenzo Italiano, il secondo dal blocco del mercato deciso dalla FIFA. Il secondo fattore ha fatto sì che si cercassero calciatori da acquistare per garantirsene la proprietà e poter patrimonializzare la società. I portieri sono rimasti invariati per quanto riguarda i due principali, visto che non è andato in porto nelle ultime ore di mercato lo scambio con la Samp tra Provedel e Falcone. La difesa è stata in gran parte rivoluzionata con l'arrivo dalla Fiorentina del bulgaro Kristof, mentre dallo Zilina, ecco il polacco Kivior, dall'Empoli il bulgaro Nicolau, completa il reparto Erlich, che il Sassuolo ha acquistato dallo Spezia per poi lasciarlo in prestito anche per la prossima stagione. Passando agli esterni difensivi, a destra il francese Amiens, che arriva dal Tolosa, lo affiancherà Ferrer, vista la partenza per il prestito al Como di Vignali e lo spostamento ad alternativa nel mezzo per Sala. Dall'altra parte può arrivare dall'Atalanta Rezza con Bastoni, che sarà il suo alter ego. A centrocampo sono state diverse le partenze, per cui ad affiancare Capitan Maggiore è rimasto il solo Leo Sena, che al momento però è bloccato dalle conseguenze del Covid.
Nel reparto è arrivato un giocatore esperto come Burabia dal Sassuolo, mentre dall'Atalanta ecco il talento di Kovalenko. Sarà poi interessante vedere all'opera un altro talento, anche se molto giovane, lo svedese di origine irachena Scher. Motta vede centrocampisti anche Bastoni e Sala, ma soprattutto il rientrante Agudelo, che lanciò in quel ruolo proprio nella sua esperienza genovese. Passando agli esterni offensivi è tornato, come si diceva, Agudelo. Nel ruolo si è puntato su Colley dell'Atalanta, che parte preferibilmente da sinistra come Jasi, mentre dall'altra parte il confermato Verde si alternerà con il giovane talento Antist. Alternative non solo Agudelo, ma anche i cinque attaccanti centrali, che sono Strelec dallo Slovan Bratislava, arrivato a fine mercato, mentre dal Barcellona per rilanciarsi è con l'albanese Manai, seguito nell'ultimo giorno da Salcedo dell'Inter. In precedenza, nell'operazione con l'Empoli legata a Nicolau, era arrivato anche lo slovacco Mraz. Alla fine è rimasto anche Nzola, dopo che è saltato lo scambio con destro del Genoa, quindi con tutta probabilità Motta tenterà di recuperarlo. Ancora presto per dare un giudizio sul mercato, ma il tasso tecnico c'è, anche se sarà il campo, naturalmente, ad avere l'ultima voce in capitolo. E a proposito proprio del mercato delle Aquile, andiamo ad ascoltare il commento del direttore generale dello Spezia, Riccardo Pecini. Sentiamo. E penso che siamo riusciti a centrare tutti gli obiettivi che ci eravamo dati per rinforzare la squadra, per completarla, e mantenendo la linea strategica iniziale di cercare di creare un gruppo di ragazzi sani, con qualità tecniche e prospettiva, e in grado di affrontare ovviamente il campionato di Serie A e raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. È stato un lavoro enorme perché abbiamo dovuto programmare sia la squadra per questa stagione sia la squadra ipotetica per le prossime due stagioni, quindi abbiamo lavorato ovviamente con la priorità di creare il gruppo squadra di quest'anno, ma anche tenendo l'attenzione concentrata sul possibile gruppo squadra dell'anno prossimo e dell'anno successivo. Ovviamente i giovani sono sempre una scommessa, ma sono anche i giocatori che poi possono avere un maggiore margine di crescita e di sviluppo, e in questo contesto la proprietà è stata veramente attenta e vicina quotidianamente nel settare le strategie e nel cercare di portare a termine il risultato. Finalmente credo che riusciremo a giocare una partita in casa e penso che dobbiamo affrontare le partite con lo spirito di Cagliari, perché abbiamo dimostrato che anche nella difficoltà, con lo spirito e la coesione e seguendo le idee dell'allenatore, possiamo fare molto bene e continuare su questa strada, avendo più lavoro sulle gambe e anche più lavoro nella testa. Questo era solo un estratto dell'intervista che andrà invece in onda integralmente domani sera e durante la trasmissione Voglia di Spezia. Intanto, primo allenamento del mese di settembre per le Aquile, che nella seduta mattutina a Follo, che si è svolta proprio questa mattina, hanno accolto i nuovi arrivati Burabia, Rezza e Agudelo. Assenti i neoacquisti Strelec, Manai, Kivior e Salcedo, oltre alle altre Aquile impegnate con le rispettive nazionali. Riscaldamento tecnico, esercitazioni tecnico-tattiche e intensa partitella finale a campo ridotto per la squadra di mister Thiago Motta. Domani in programma un allenamento congiunto con la Tarros, che si terrà a porte chiuse come da protocollo federale per le sedute di allenamento. E passiamo ora alla cestistica, che inaugura proprio oggi la serie di amichevoli prestagione, cominciando con la trasferta di Savona contro la neopromossa Amatori Pallacanestro. Curioso e interessante l'impegno che le spezzine affronteranno nel weekend del 18-19 settembre a Costa Masnaga, dove si svolgerà un torneo con tre compagini di A1 con le padrone di casa, Moncalieri e Campobasso. La serie si chiude con la gara di domenica 3 ottobre a Mantova. E questa era l'ultima notizia in chiusura. Veniamo quindi alle previsioni meteo per la giornata di domani, giovedì 2 settembre, a cura di Limet, centro meteo per la Liguria. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata. Arrivederci.
Una buona serata a tutti da Paolo Bonino. Vediamo le previsioni per giovedì 2 settembre in Liguria. Condizione di moderata instabilità in viaggio dalla Sardegna verso il centro-sud. Interesseranno marginalmente anche la nostra regione nei prossimi giorni con un aumento della nuvolosità, ma fenomeni poco significativi. Ma andiamo nel dettaglio sulle previsioni per domani, giovedì 2 settembre. Addensamenti in prevalenza medio-alti, anche piuttosto compatti, interesseranno per gran parte della giornata l'Imperiese e il Savonese occidentale. Nel pomeriggio estensione della nuvolosità anche alle aree interne del Ponente, però senza pioggia. Sul resto della Liguria bel tempo, a parte velature o nubi di poco conto, senza conseguenze. Venti moderati da est al centro del Golfo, deboli variabili invece lungo le coste con brezze dominanti nel pomeriggio. Mare da poco mosso a mosso, temperature pressoché stazionarie. Lungo le coste prevediamo minime tra 18 e 22 gradi, massime tra 24 e 29 gradi. Nell'interno minime tra 7 e 15 gradi, massime tra 21 e 26 gradi. Se volete ulteriori informazioni andate sul sito www.centrometeoligure.com e non dimenticate di scaricare la nostra app di Limet.